Gianfranco Belgrano, direttore editoriale di Roma African Film Festival e Cleofas Diomà, presidente del festival. Belgrano, quali sono le ragioni oggi di riflettere su l'Africa, Roma e l'Italia? Qual è il nesso e perché è importante un festival così a Roma? Il senso profondo, il significato profondo del festival e del messaggio che vuole portare è l'Africa che racconta l'Africa attraverso il cinema, attraverso uno strumento che dà un'immediata contezza di quello che sta accadendo in Africa. L'immagine che arriva oggi dell'Africa in Italia è un'immagine più che stereotipata, è un'immagine vincolata ad alcuni canoni. Ci arriva una parte della fotografia di un continente gigantesco fatto di 54 paesi, di tante comunità, di tanti popoli. Arriva soltanto un pezzetto e questo pezzetto sembra che quasi rappresenti tutta l'Africa. Questo non è vero. Il messaggio che intendiamo portare con il festival è proprio quello di quasi aprire una strada, un ponte di collegamento diretto tra l'Italia, tra Roma, l'Italia e l'Africa, e in cui è l'Africa che racconta le sue speranze, anche le sue contraddizioni, i suoi amori, le sue fantasie, e trasmette questo messaggio a un pubblico che sarà un pubblico fatto di italiani, ma sarà un pubblico anche, della diaspora africana presente qui a Roma e in Italia. Diomà, lei ha un ruolo anche nel Consiglio Nazionale della Cooperazione come presidente del gruppo Migrazioni e Sviluppo. Belgrano parlava di diaspora. C'è un aspetto che può essere di interesse rispetto al ruolo delle diaspore in Italia e in Europa che può emergere da questo festival? Ma prima di tutto bisogna dire che non possiamo più non conoscere l'Africa. L'Italia non può più non conoscere l'Africa, non può riassumere il continente attraverso i cliché e i pregiudizi che girano attorno al continente. Non può essere che l'Africa è soltanto migrazione. Quindi è chiaro che in una situazione politica attuale molto complicata è importante parlare di Africa, raccontare il continente, soprattutto dal punto di vista africano. In questo punto chiaramente le diaspore sono importanti perché sono quelle realtà, quelle persone che vivono qua, che hanno quella doppia identità, quella doppia appartenenza culturale, che possono in qualche modo riassumere concetti culturali, anche politici, economici, che possono far capire all'italiano cosa vuol dire Africa, cosa vuol dire essere africano in Italia, ma cosa vuol dire essere Africa dal punto di vista del continente africano.